Porca vacca. Ho registrato tutta la puntata e poi mi sono accorto che non avevo premuto il tasto REC. Cioè, voi vi rendete conto che razza di YouTuber state seguendo? Un disastro. Comunque, ragazzi, benvenuti nelle Planet News dopo questa piccola parentesi triste. Ho subito una comunicazione importante da farvi. Le Planet News non saranno più presenti la domenica, non li farò più la domenica alle 14:30, ma si sposteranno. Si sposteranno a quale giorno? Questa modalità con restrizioni mi ha fatto pensare più da iscritto che da youtuber. E tutti lo fanno la domenica, le news, alcuni li fanno il sabato, comunque nei weekend. E io ho pensato, ma quando io andavo a scuola, i weekend mi piaceva tenermelo libero, giocare e nerdare dalla mattina alla sera senza avere altri programmi, senza avere altre cose, senza rotture di balle. E invece apprezzavo tantissimo quando andavo a scuola e durante le ore scolastiche, non vedevo l'ora di tornare a casa perché dovevo guardare la sera, il martedì o il mercoledì, controcampo che c'era la Champions e questo mi aiutava a far passare la settimana velocemente. Per questo ho deciso di spostare le Planet News, forse cambieranno anche nome, non lo so, il martedì alle 15, in modo tale che voi avete tutto il tempo di uscire da scuola, pranzare e magari pranzare con le new Planet News, passarvi quei 15 minuti così mentre mangiate state guardando un telegiornale videoludico. Questa secondo me è una cosa molto importante, anche perché chi di voi sa ed è su Telegram, sa che io le news le registravo il venerdì mattina, quindi molte volte uscivano notizie sabato e la domenica che non erano presenti all'interno della puntata e quindi la puntata risultava monca. In questo modo io facendo uscire la puntata il martedì posso registrare tranquillamente il lunedì. È chiaro che sabato e la domenica adesso verranno riempiti con dei gameplay quando li farò chiaramente, in modo tale che quei gameplay li potete guardare anche la sera e il pomeriggio quando non avete un piffero da fare. Ecco, questa era un'importante comunicazione. Fatemelo sapere nei commenti cosa pensate e se preferite questa impostazione, in modo tale che magari martedì escono le news e quando devo fare io delle live le faccio giovedì. Così martedì e giovedì sono dentro la settimana, voi aspettate un nuovo mio video o un video di un altro youtuber e poi sabato e la domenica vi passano come volete voi. Ecco, giocate, scendete da sotto con gli amici, giocate al calcio, andate al cinema. State lì a nerdare come dei maledetti suini davanti alla console. Detto questo, iniziamo subito con le news. È uscito un nuovo rumor su Far Cry. Infatti, quell'immagine che è stata presentata dell'isola potrebbe fare riferimento al semplice remaster di Far Cry 3. Secondo alcuni, invece, Far Cry 5 sarà ambientato nel Far West. Ora, non che non sia figo come gioco, però mi sa troppo di rivisto. Ecco, quando io penso a Far West, penso a Red Dead Redemption. È un po' come quando voi giocate a GTA e poi vi esce un Watch Dogs vi sa di visto. Ecco, è una copia. Ora Ubisoft sta cercando di fare questo, copiare i grandi marchi di altre software house, Watch Dogs per quanto concerne Grand Theft Auto, Far Cry 5 per quanto concerne Red Dead Redemption. Casualmente due giochi Rockstar. Strano. Mi sa troppo di rivisto. Poi anche la data di uscita ipotetica di questo rumors che vedrebbe Far Cry 5 in uscita a settembre sarebbe anche un po' troppo vicino a Red Dead Redemption. Noi ci troveremo due giochi sul Far West nello stesso identico mese praticamente, anche se si vocifera che Red Dead Redemption venga rimandato i primi mesi del 2018. Voi che ne pensate di questo Far Cry nel West? Cioè, voi andate a cavallo, sparate, cioè, non mi attira. Poi magari sarà un giocone, ah, lo avranno impostato in modo differente, ma a me non attira. Restando sempre in tema Ubisoft, è uscita un'immagine leakata off-screen, quindi una fotografia di uno schermo del nuovo Assassin's Creed, che sembrerà chiamarsi Origins piuttosto che Empire. Chiaramente ambientato sempre nell'Antico Egitto, molti parlano di un accostamento a Skyrim per quanto riguarda la grandezza e le cose da fare all'interno del gioco. Effettivamente la mappa sembra bella piena in base a quello che si è visto da quella fotografia, anche la grafica sembra rivista. Alcuni parlano di due personaggi giocabili addirittura all'interno del gioco, quindi ancora presente la tematica andiamo a copiare i giochi Rockstar. E saranno presenti le battaglie navali, secondo sempre questi rumors, che a me non sono dispiaciute. Ecco, le battaglie navali sono state un argomento molto discusso dai fan della serie Assassin's Creed e c'era un rapporto amore-odio. Io le ho apprezzate, ma in una quantità minore rispetto a quella presentata.
A me piacerebbe che queste battaglie navali siano generate proceduralmente, come piace dire a Sean Mar, cioè casuale, randomiche. Magari ne metti 2-3 per quanto concerne la storia, però poi per il resto vai al porto e ti fai tutte le battaglie navali che vuoi. Ecco, questo sarebbe una cosa molto carina. L'immagine, come avete già visto, presenta il nostro protagonista o il nostro mezzo protagonista. Sopra una chiatta egiziana con tutto il paesaggio, la grafica sembra rivista, molto molto interessante e sembra aver preso spunto anche da elementi di God of War, che quando aveva quegli elementi quasi egiziani nei vari templi, che ho apprezzato tantissimo. Aspettiamo, io spero che Ubisoft non cada in tentazione, visto che continuano a susseguirsi questi rumors, e che non annunci il gioco prima delle 3. Mi piacerebbe avere l'effetto sorpresa al gioco e guardare tutto quello durante il panel Ubisoft. Ed è uscita anche un'immagine riferita al nuovo Need for Speed, io lo chiamerò Need for Speed 2, ovvero il sequel del reboot uscito nel 2015, che ci mostra una insegna di un hotel e che mi sa molto di Most Wanted. Infatti, gli sviluppatori hanno già dichiarato che ci saranno gli inseguimenti della polizia, che il titolo uscirà entro il 2017, che hanno appreso moltissimo dal predecessore e che non ci sarà più la modalità Always Online, quindi non servirà essere perennemente connessi. E sarà presente una storia molto molto solida, secondo quello che hanno detto. Ne sapremo di più, secondo me, durante il panel IA, il nostro E3, che ormai è alle porte. Al solito, come ogni anno, non mancherò di farvi un recap con i vari trailer dei giochi e quant'altro. Parleremo di cosa mi è piaciuto e di cosa non mi è piaciuto. Notizia triste per tutti i fan della serie Kingdom Hearts. Oltre ai problemi che Square Enix ha legati al marchio, alla cessione dei diritti di Hitman e tutte quelle robe lì, sembra infatti che il nuovo Kingdom Hearts sarà tagliato gravemente. Ecco, e uscirà nel 2018, data molto più vicina di quanto pensassimo. Vi ricordate quando in quella puntata delle news vi dissi che loro hanno dichiarato che c'erano contenuti non ancora annunciati che erano in sviluppo? Ecco, credo proprio che quei contenuti saranno la vittima del taglio che si vocifera in questo periodo. E io non sono a favore di questi tagli. I tagli non mi piacciono, anche perché sono sicuro che questi tagli si trasformeranno in DLC una volta uscito il gioco. Io spero che il gioco uscirà per come lo avevano pensato, nei tempi che avevano pensato. Tutta sta premura non c'è. Se deve uscire una cagata, non fatelo uscire. Ecco, andrò in modalità con restrizioni sicuramente per colpa di questa cagata. Non fatelo uscire mancato, per favore. E sembra che Marvel non abbia finito con l'universo videoludico. Infatti, dopo l'uscita del gioco Telltale Games Guardiani della Galassia e l'imminente, il prossimo in uscita quest'anno del 2017, Spider-Man in esclusiva per PlayStation 4, sviluppato da Insomniac, se non sbaglio, e quello di Square Enix, che tratterà del progetto Avengers, sembra infatti che ci sia un nuovo progetto misterioso. Che sia un qualcosa legato ad Infinity War, che ricordo sarà l'evento cinematografico del secolo dal punto di vista dei cinefumetti, cos'è cinefumetti? Dei cinecomics. Vabbè, si può dire cinefumetti, è tradotto in italiano. Oh, che è sta roba? Che andrà a far convergere tutti i personaggi, tutti i film in un unico film, che è Avengers Infinity War. Quindi vedremo tutti i nostri protagonisti preferiti dei vari film Marvel concentrati in questo unico film. Potrebbe essere questo il progetto misterioso di Marvel, lo scopriremo più avanti durante l'anno, perché sicuramente non lo annuncerà durante le 3, almeno spero, poi faccio una gaffe. E ci sono dei gravi problemi in casa BioWare, infatti per quanto concerne Mass Effect ne parliamo tra 10 secondi, la nuova IP non uscirà prima del 2019 e come parlato, come detto appunto su Mass Effect ci sono problemi. Ecco, Andromeda non ha avuto un riscontro positivo, nonostante non fosse un titolo così malvagio. Io purtroppo, ragazzi, per la prima volta nella mia vita videoludica ho dovuto vendere un gioco che mi piaceva in parte senza completarlo. O i giochi mi fanno schifo e li vendo subito, o se mi piacciono li finisco. Ma questo Mass Effect mi ha messo di fronte una scelta: vendimi perché sono difficile da giocare. Ecco, hanno messo troppa carne al fuoco. La questione doppiaggio è andata a pesare in modo grave sul gioco, secondo me, perché dove ti giri giri ci sono queste. E tu è difficile star dietro al doppiaggio in inglese, ai sottotitoli microscopici in italiano. Ovviamente tu li leggi piccoli, se non è un 70 pollici, li leggi comunque piccoli. Ed è una rottura di balle. Ecco, ora questa serie sembra essere stata frizzata da BioWare, che
hanno detto: aspetta, la critica non l'ha apprezzato, i fan non l'hanno apprezzato, non ne sviluppiamo più per adesso. Sicuramente in questo periodo buio andranno a proporci una remastered della trilogia, della prima trilogia, che già stavano sicuramente preparando. L'avevano anche annunciato, hanno detto: se verrà in richiesta, noi la faremo. E quindi, punto interrogativo per il futuro di Mass Effect. Continuano a susseguirsi rumors su Bloodborne 2, molti sviluppatori, anche piuttosto importanti, ora non ricordo il nome, porca miseria mi sfugge, ma uno sviluppatore importantissimo ha dichiarato che è sicuro dell'annuncio di Bloodborne 2 durante le 3, vabbè, giapponese, durante le 3 Sony. Quindi tutti aspettano questo Bloodborne 2, io lo aspetto tantissimo, spero che vengano introdotti diversi elementi, quali lo scudo, ampliamento delle armi da fuoco, mi piacerebbe vedere l'arco, che è già presente in Dark Souls, mi piacerebbe vederlo in Bloodborne, diversi elementi. Ora, se non avete giocato Bloodborne, giusto, mi stavo impappinando in tutti questi Souls, qua un piccolo spoiler sulla location. Sapete che tutto è ambientato a Yharnam, che è un sogno del cacciatore. Ora, essendo un sogno e quindi una ambientazione frutto della mente, potrebbero tranquillamente uscirsene con una nuova Yharnam, proprio con il nome di Nuova Yharnam, avente sempre lo stile gotico, ma con elementi differenti, magari un po' più di verde, un po' più di selva. Tutta la parte di quel bosco Atro era molto molto figa in Bloodborne 1, quindi elementi meno costruzioni ma più varietà, ecco, stile che vi posso dire, stile Dark Souls, che c'è tantissima roba e a me piacerebbe tantissimo. Ok ragazzi, prima di lasciarvi vi ricordo che le Planet News si sposteranno il martedì alle 15, dalla prossima settimana, non questo martedì perché chiaramente di che cosa vi parlo. Sabato e domenica verranno riempiti da gameplay qualora li facessi, in modo tale che voi avete il martedì il gameplay, il giovedì se faccio la live avete la live e il sabato e la domenica avete dei gameplay, robe così. Ecco, in modo tale che la settimana scolastica, che è quella più brutta, bene o male, dei contenuti li riesco a portare. Sabato e la domenica, se c'è qualcosa, molto bene, se non c'è niente, chi se ne frega, sto tutto il giorno a nerdare. Detto questo, io vi saluto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste news, una news in particolare, o tutte, come fa praticamente il mio fan australiano numero uno, che mi commenta tutta la puntata. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo spostamento delle news, se lo apprezzate. Vi ricordo, ogni martedì alle ore 15. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Alcuni parlano di due personaggi. Blah, 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 blah.